si è concluso con la discussione di 6 proposte di legge e il progetto Ragazzi in Aula, dedicato quest'anno al tema dello sport. All'iniziativa giunta alla 18ª edizione hanno aderito 11 istituti superiori delle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, Verbania e Vercelli. Gli studenti hanno potuto conoscere l'attività dell'Assemblea Legislativa da veri protagonisti, attraverso l'elaborazione e la votazione di progetti da loro proposti. Abbiamo scelto di creare questa proposta di legge che coniuga lo sport, che era il tema fondamentale, con l'alimentazione, perché appunto è il settore che ci riguarda, essendo noi scuola alberghiera. Abbiamo cercato di creare appunto una legge che potesse coniugare sia lo sport che l'enogastronomia e il turismo, che riteniamo dal nostro punto di vista sia l'elemento che possa mandare avanti e far ripartire la nostra nazione in questo momento di crisi. Il nostro progetto riguarda lo sport unificato perché crediamo molto in questa attività, crediamo che sia un veicolo di educazione civica ed etica e gli atleti che praticano sport unificato siano protagonisti di un cambiamento culturale, morale e personale. Presento una proposta di modifica della legge già in vigore numero 93 del 1995, che è una norma per lo sviluppo dello sport e le attività sportive. Presento questa proposta di modifica per promuovere l'attività fisico-motoria, soprattutto nella fascia della terza età. Vogliamo promuovere le cure sociosanitarie e farmaceutiche e una loro riduzione della spesa economica, e vogliamo promuoverla soprattutto per attuare delle attività sportive nei parchi pubblici e aree cittadine, e attuare delle attività per appunto queste persone che usufruiscono di questi servizi per far fronte a le malattie tipiche della fascia della terza età, che possono essere l'osteoporosi, il diabete di tipo 2, l'ictus ischemico, malattie cardiovascolari o depressione.